raccolta dei rifiuti a Pescara e ancora botta e risposta tra i cittadini, l'amministrazione comunale e la società Ambiente S.p.A. Ieri vi avevamo mostrato le immagini all'aeroporto d'Abruzzo e dopo le sollecitazioni e il servizio di Rete 8 è arrivata prontamente la pulizia. Anche in via di Sotto questa mattina i rifiuti vengono rimossi. Dottor Mauro Di Lanzo è il nuovo responsabile tecnico di Ambiente S.p.A. Qui noi abbiamo mostrato cosa c'era fino a qualche minuto fa. Quale situazione si è determinata e perché questi cassonetti sono in questa situazione? Allora, è una situazione temporanea dettata dal fatto che l'area è stata interessata dal porta a porta nei mesi passati e quest'area era a disposizione del nucleo abitativo adiacente di queste palazzine. Purtroppo queste postazioni non gestite, non domiciliarizzate, creano il cannibalismo. Tutti passano e buttano di tutto, quindi è una situazione non più gestibile, tant'è che in armonia con l'amministrazione stiamo spostando queste postazioni pubbliche dove tutti le possono usare senza rispetto degli orari, dei giorni, perché qua abbiamo un porta a porta che ha un calendario ben preciso. Se il calendario fosse rispettato, oggi raccoglierei la plastica, la carta e non ogni giorno tutti i rifiuti. Quindi questo fa sì che la malgestione da parte dei cittadini, non tutti, però quelli che non ritengono di rispettare le regole del porta a porta, fanno sì che queste postazioni verranno completamente tolte e verranno domiciliarizzate all'interno dei palazzi. Abbiamo sentito l'assessore comunale Isabella Del Trecco. In via di Sotto ci sono diversi condomini, ma ci sono anche diverse abitazioni singole. Certo. E in quel caso cosa si fa? E per quelli più piccoli si svolgerà tranquillamente, come già fatto, la raccolta porta a porta diretta. Ci incontrammo con i cittadini per spiegare bene il funzionamento della raccolta differenziata, dando gratuitamente, come sempre, tutto il materiale alle famiglie e anche un vademecum di promemoria per le giornate e come effettuare la differenziazione. Le cose sono andate bene, però non riguardava l'intera zona Colli, che peraltro doveva essere anche rivista avendo ancora delle zone con i cassoni stradali. Cosa si sta verificando? Si sta verificando che alcuni cittadini che dovrebbero fare, sono dotati di tutto il materiale, la raccolta differenziata, preferiscono a volte andare a conferire direttamente in quei cassoni, pochi ma che saranno tolti, e stradali rimasti. Tra l'altro daremo del materiale tutto taggato, per cui chi non si comporterà come è giusto che sia, che è giusto che sia anche per il rispetto di tutti i cittadini, sarà sanzionato.